Cosa fate da domani al 7 agosto? Tranquilli, non vi sto chiedendo un appuntamento, ma siete in vacanza? Ancora meglio, mollate tutto e la sera dirigetevi verso il mare perché c'è Civitavecchia in Festival. Un calendario fitto di concerti, arte, comicità e spettacolo. Le luci si accenderanno praticamente ovunque. Potrete passeggiare nel porto, per le strade, le piazze. E poi ci saranno moltissimi ospiti, grandi nomi. Ne volete qualcuno? Ma non so, Giorgio Albertazzi, Federico Zampaglione, Nicola Piovani. E poi ci saranno molti protagonisti di X Factor, il grande talent show. Insomma, tutta Civitavecchia sarà in festa. Quindi l'appuntamento dal 27 luglio al 7 agosto, Civitavecchia in Festival. Dimenticavo la cosa più importante. Ogni evento è assolutamente gratuito, cosa volete di più? E a questo punto andiamo a vedere com'è il tempo anche per chi vorrà passare una serata in questo bellissimo festival, ma non solo. Quindi cominciamo con le temperature, come sempre. Eccole qui, temperature massime registrate ieri. Temperature, vedete, c'è una forbice tra i 26 gradi di Genova e i 34 di Reggio Calabria, ancora una volta è il sud a registrare, diciamo, il caldo più intenso, ma come vi abbiamo anticipato, le temperature pian piano comunque sia stanno scendendo di qualche grado, quindi bene o male si respira un pochino di più. Andiamo a vedere le immagini che arrivano dalla nostra postazione, che ormai, come ha definito pure Massimiliano, la Geostation. Allora, ci mostra in prevalenza dei cieli sereni o poco nuvolosi. Su tutta la nostra penisola c'è solamente un avanzamento di addensamenti nuvolosi sull'Europa settentrionale, ma che non toccherà le nostre regioni, quindi possiamo stare tranquilli. Passiamo adesso invece a quelle che sono le proiezioni, e l'animazione conferma appunto il transito di perturbazioni atlantiche solamente sulle isole britanniche e sulla penisola scandinava, mentre l'alta pressione farà da padrona su tutta quanta l'Italia. Quindi passiamo a vedere in dettaglio che cosa accade nella giornata di oggi, quindi quali sono le condizioni del tempo, come sempre partendo dal nord. Bel tempo stabile un po' su tutte quante le regioni, con cieli sereni e tersi. Ci saranno solamente degli annuvolamenti irregolari sulle Venezie, mentre al centro la situazione è quella di un cielo sereno poco nuvoloso, c'è un clima estivo, quindi da poter godere. Al sud anche qui il tempo è stabile e soleggiato praticamente ovunque, non solo, le temperature sono più miti, quindi anche il clima è più gradevole. Queste le previsioni per oggi, passiamo invece alle previsioni per la giornata di domani. Allora, come vi dicevo, temperature che invece da domani cominciano a risalire di qualche grado. Al nord, vedete, sono possibili degli annuvolamenti sulla zona delle Alpi e delle Prealpi, che nelle ore pomeridiane e serali possono dar luogo a qualche locale rovescio, mentre al centro e al sud la situazione rimane invariata rispetto ad oggi, quindi il cielo è sempre bello, sereno, poco nuvoloso, clima estivo. E passando alla nostra parolina del vocabolario meteorologico, linee di flusso, le vedete spesso disegnate sulle nostre cartine proprio quando vi faccio vedere le previsioni. Allora, si tratta di quelle linee che vengono utilizzate in alcune carte per segnalare il flusso dei venti. E questo è tutto per ora, tra meno di 30 minuti come sempre un altro appuntamento con il meteo e con l'agenda, e il tempo prontamente, quello cronologico, dice che sono le 7:58. Il cappello di paglia, come tutti sapete, è un copricapo, però è anche una festa molto divertente che si svolge a Montappone, in provincia di Fermo. Allora, diciamo che la lavorazione della paglia per la creazione di questi cappelli è sicuramente un'arte molto antica, però pensate che è anche una realtà economica ormai ben consolidata da quelle parti, perché solo nel distretto marchigiano ci sono ben più di 40 aziende. E poi durante questa festa avete la possibilità di assistere a spettacoli, giochi e naturalmente di provare a acquistare cappelli. Io direi poi che tra l'altro un cappello oggi possa veramente tornare utile, perché splenderà il sole e farà un bel po' caldo. Andiamo infatti a vedere le temperature, quelle che sono state registrate, per vedere quali sono le previsioni del tempo per oggi. Ecco qui le temperature minime registrate oggi. Come potete vedere ci sono temperature che al nord si sono abbassate notevolmente, sono 14 gradi a Milano e Torino, mentre è al sud Bari che con i suoi 23 gradi continua a rimanere la città più calda. E vediamo adesso le immagini che arrivano dalla nostra postazione geostazionaria, che si trova a 36.000 km d'altezza. Allora, ci raccontano di un'alta pressione ben salda sul
Mediterraneo che garantisce a tutte quante le nostre regioni di vivere condizioni di bel tempo. E adesso passiamo invece a vedere città per città che cosa accade nella giornata di oggi, quali sono le condizioni del tempo e anche le temperature. Allora, al nord stabile su tutte le regioni, salvo delle isolate addensamenti sui comparti alpini. Al centro il cielo è sereno, poco nuvoloso, quindi il tempo è stabile e soleggiato praticamente ovunque. Invece al sud e isole continua a prevalere il cielo sereno su tutto il territorio e le temperature anche oggi sono ancora gradevoli. Vediamo invece domani qual è la situazione, sia delle temperature ma qual è il tempo appunto previsto. Passiamo quindi alla nostra cartina, eccola qui, andiamo nel dettaglio a vedere al nord. Cieli sereni o poco nuvolosi praticamente su tutti i settori, con annuvolamenti diurni possibili su Alpi e Prealpi. Al centro invece e al sud, eccolo qui, il cielo è sereno o poco nuvoloso, il clima è estivo, salvo delle leggere foschie mattutine che sono possibili sull'Alta Toscana, mentre su tutte le altre zone splende il sole. E adesso, come sempre, passiamo a quelle che sono le tendenze della settimana, quindi decidere magari, non so, di andarvi a fare un bel bagno, di passare una giornata all'aria aperta, è sicuramente il clima ideale, già ve lo dico, perché come potete vedere da martedì il cielo è sereno su tutte quante le nostre regioni, quindi il tempo continua ad essere stabile praticamente ovunque, le temperature però da martedì cominciano ad aumentare di qualche grado. Infatti mercoledì si intensifica leggermente il caldo, quindi potrebbe tornare un pochino di afa, perché su tutta l'Italia continua a dominare l'alta pressione e su tutte le regioni splende il sole. Da giovedì anche qui un ulteriore aumento leggero delle temperature, il tempo diventerà più instabile solamente sulle Alpi o comunque sulle zone montuose e sui rilievi. Questo è tutto per il meteo. Per quanto riguarda invece la nostra parolina del vocabolario, sempre di più stiamo imparando il linguaggio della meteorologia, io lo sto facendo proprio insieme a voi. Monsoni, venti periodici che stagionalmente invertono la direzione determinando l'alternarsi così di stagioni asciutte e stagioni umide. Nella maggior parte questi soffiano in India e nell'Asia sud-orientale. Facile, no? Ma insomma, noi ci vediamo tra meno di 30 minuti come sempre. Il tempo, quello cronologico, dice che sono le 8:29. E da Mercogliano in provincia di Avellino arriva una vera e propria cartolina fatta di immagini e suoni. La vediamo insieme. Vi ricordate del Castellarte Festival? Quella nave di folli che è salpata venerdì? Bene, continua ad attraversare i vicoli, a sostare nelle piazzette del centro storico. E i protagonisti sono loro, gli artisti pazzi e originali, che anche quest'anno hanno preso parte alla 16ª edizione di una rassegna che porta in strada il circo, la musica, il teatro. Insomma, salite anche voi a bordo di questa nave, perché ne vedrete di tutti i colori, mi raccomando. E a questo punto invece andiamo a vedere quali sono le condizioni del tempo. Velocemente passiamo alle immagini del nostro Meteosat per vedere quest'Italia che è sempre più sgombra da nubi, quindi l'alta pressione domina. Attraverso le proiezioni infatti vediamo che i compatti nuvolosi attraversano solamente l'Europa settentrionale. Passiamo alle proiezioni e vediamo proprio che cosa accade nelle prossime ore. Velocemente, eccolo qui, l'Italia appunto dove splende il sole ovunque. Infatti, guardando quelle che sono le previsioni per la giornata di oggi, possiamo vedere che tutta quanta la penisola è dominata dal sole. Ci sono solamente delle nubi più probabili che possono dare dei locali rovesci solamente sul versante di nord-est. Per la giornata di domani, ancora una volta, temperature comunque gradevoli e miti e il sole splende ovunque. Il cielo è sereno o poco nuvoloso sia al nord che al centro che al sud. Ecco, infatti le stiamo vedendo. E questo è tutto per quanto riguarda le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo weekend. Passate una buona domenica. La parola ad Antonella e Massimiliano e a un ospite.